Bentornati, bentornati, abbiamo sottolineato, fateci ritorniamo un nuovo video gameplay, stavolta siamo di nuovo su Dead Island Definitive Edition. Ok, innanzitutto diciamo, l'altro video stavo male, infatti adesso sto un poco meglio perché l'allergia mi è un po' passata finalmente e non sto a letto, quindi l'audio si sentirà un po' meglio. Cosa ho fatto off camera? Innanzitutto come vedete sono a livello 15, quindi minchia, ho farmato e ho fatto una cifra di missioni secondarie. Praticamente tutte quelle che potevo fare al momento, tranne quelle che non volevo fare, tipo questa qua dell'esaurito, non la voglio fare perché sarebbe semplicemente andare a raccogliere alcol in continuazione e poi non darmi niente. Come vedete ho una cifra di oggetti blu e verdi, che sono gli oggetti che ho trovato. Alcune le ho trovate, altre me le hanno date come missione. E ho il machete regolare che è una cosa pazzesca, che è questo machete qui che ho in mano, che sembra una linguetta, e un'ascia, tra l'altro. E non ho più il revolver che avevo prima, avevo un revolver di livello 12 che tecnicamente ragazzi esiste la possibilità di trovarlo un revolver ed era, come lo faccio vedere? Non mi ricordo, però dovrebbe essere nelle zone di queste casette qui. C'è una casetta dove potete entrare, questa qua dovrebbe essere, questi qui vicino. C'è una casetta dove potete entrare e ottenere e trovare una pistola, un revolver. Tra l'altro ho anche ottenuto delle munizioni e ho sbloccato la mano dei potenziamenti, ho sbloccato assolutamente l'inventario e ho sbloccato assolutamente lo scassinato di livello 3. Quindi adesso in teoria abbiamo 7 punti sulla sopravvivenza e ho sbloccato 2 punti in più sulla furia, sul lancio furioso che mi aumenta la rabbia ottenuta, così posso usare la furia più a lungo. Quindi siamo a 3 punti su combattimento e 4 su furia. Quindi d'ora in poi la sopravvivenza possiamo anche lasciarla un attimo andare. Dopodiché ho trovato anche dei progetti che vi farò vedere se mi ricordo quali. Allora, ho trovato no. No, questa credo di averla già fatta vedere. La torcia, che sarebbe un bastone col fuoco. Gli artigli taglienti, dadi bulloni e lame appesantite. Sono tutte armi purtroppo da impatto, tranne artigli taglienti, che però vuole un tirapugni che in questa versione del gioco non è molto granché. Tra l'altro, adesso devo andare a fare la missione dell'hotel, però ci serve più roba, nel senso più rifornimenti. Specialmente quelli medici. Non ho soldi per i rifornimenti medici. Perfetto. Vabbè, dovremmo farcelo bastare. Allora, il nostro obiettivo è andare all'hotel e trovare un camion. Come ci ha detto Sinamoi, che c'è un camion. Quindi dovremmo andare fino all'hotel. Fortuna vuole che i viaggi rapidi qui ci siano, ma anche quelli che non sono rapidi sono abbastanza veloci, specialmente in macchina. Almeno nella prima parte del gioco. In questo momento siamo all'atto 2. O l'atto 1? No, atto 1 siamo. Anche perché l'ultima missione siamo andati a prendere tutti frutta, o meglio delle provviste. E Cinemo ci ha detto francamente non basteranno mai per tutti. Infatti stanno già esaurendo, ha detto. Quindi ha detto che l'unica possibilità è andare in città e per andare in città ci serve un mezzo che resista al viaggio. Non so perché queste macchine, come vedete, non è che resistano tutte. Purtroppo non ho trovato ancora il progetto di Molotov. E vabbè, c'è anche una cassa là da saccheggiare, ma non mi va. Se non sbaglio ci sono anche i progetti dei medikit, però purtroppo non li ho ancora trovati. O meglio, non mi sono andati a cercare. Potrei anche cercare su internet, ma non c'ho voglia. Questo è l'hotel. Vogliamo la zona più possibile. Purtroppo questo video è possibile che lo spezzi in due, perché, non che lo spezzi, che fermi la registrazione a un certo punto e la riprenda più tardi, perché questo pezzo è piuttosto lungo, infatti dovrò farmi mezzo hotel. Guarda che cazzo di hotel che c'è. Tra l'altro se vuoi andare vicino a questi... Non... oggetto giallo! Giallo vuol dire leggendario. O meglio, è più raro possibile. Sono una marea di questi cosi che mi danno una cifra di denaro materiali. Ora sorge il problema, perché
Adesso vi faccio vedere. Io so già, come ho detto, so già tutto di questo gioco purtroppo, Oh, perché what do we io ho got già here? finito. Vai giù. Tra l'altro ho notato che pur avendo delle armi decenti, il gioco tenderà a diventare difficile a prescindere. Porca miseria. Una marea. Sono veramente tanti in questa zona. E mica abbiamo. E poi neanche solo in questa zona. Vedrete tu, voi. Comunque. Non so che non piace a molti questa serie, perché anche perché è un giochino che è abbastanza vecchio. Però a me mi piace tantissimo registrarlo e giocarlo. Quello era il problema di cui parlavo. Due assassini. Come sapete, gli assassini, se volete ucciderli bene, dategli fuoco. E tanti saluti, però devo rimanere in mezzo al fuoco, altrimenti non muoiono. Dai, non fate sprecare l'altra molotov. Mi pareva. Stronzi. Via tenace! E non avvicinatevi mentre stanno ancora in fiamme, perché sennò prendete danno. Questa ascia universale è perfetta, però attenzione, cioè sia l'ascia universale sia l'ascia universale che l'accetta proprio. Trova la chiave magnetica della porta. La chiave magnetica della porta è qua, però. Nel dubbio. L'ascia universale è una mano, il che la rende perfetta per questo personaggio. E specialmente per me, perché non so usare le armi a due mani. Mentre le asce, quelle accette, sono buone anche per lanciare, specialmente nel prossimo capitolo, perché. Mi aggiungi il parcheggio dell'hotel. E non potremmo andare dall'altra parte dell'hotel. No, dovremmo fare tutto l'hotel. Capitolo 3, ruote d'acciaio. In teoria dovrebbe dividersi in tre atti il gioco e diversi capitoli. Per sapere quanto manca, basta dare option e vedi progresso storia 20%. Mettiamo che ci stanno i vetri invisibili. Ah, e dimenticavo che c'è stata una marea di zombie. Bevo. Qua ragazzi, vi consiglio di non usare troppi medikit, perché tanto Anything useful? potete trovare bevande energetiche molto facilmente. Dov'è? Carta d'identità. Prevede anche una cifra di carta d'identità. Tra l'altro sono quasi al 16. Dove sono le telecamere? Scusami. Qui. Merendina. La bibita. Io lo so che ragazzi, mi dispiace farvi vedere che sto. Sono già 8 minuti che sto registrando, quindi. Mi dispiace farvi vedere tutte queste cose che raccolgo, ma preferisco farvi vedere così almeno. Se trovo qualcosa di veramente utile, sapete dove l'ho trovato. Ma questo pezzo. E tantissima torcia userò in questa zona. Se fosse tipo quelle torce là che. Credo siano del tipo quelle torce che si ricaricano scuotendole. Ma sempre dire. Dov'è andato il mio macete? Tra l'altro c'ho una marea di queste mazze di legno con le lame. Non che non siano inutili, però sono due mani e consumano una certa di resistenza. Dimmi che ho perso il macete. Ok, eccolo qua. Ok, la molotov non credo che sia una buona idea usarla. Anche perché questa è livello 15. Mamma quante. Che figo sto coltello! Io ho perso il macete che c'ho. Eccolo. Zigulin, Zigulan. Zigulin, Zigulan. È forte perché gli saltano le parti a cazzo proprio. Boomerang. Ma sarà lo stesso tizio della radio? Non c'ha la stessa voce.
merendine comunque. Ah, qua c'è una marea di alcol da raccogliere. Muoviti nella direzione desiderata per schivare l'attacco. Da mo che lo so sta cosa. I saltelli. Dai, calmo. Se non sbaglio dovrebbe esserci un altro. Ma non mi ricordo dov'è. Eccolo qua. Alcol. Alcol. Ah! Scusate. I miei gridolini isterici. Maniera brutta. Abbiamo detto qua ragazzi, tenete di medici, intanto troverete una marea di roba. Oh, eccolo. Sei tu quello che parlava. Good on ya. You made it this far. Unfortunately, this is as far as you go. Veramente io The posso. security system has locked the doors. I can still help you get through to the parking lot. But first you gotta prop. My partner Ken was trying to make his way here when he ran into a mob of those things. If you find Ken, I'll tell you how to get to the parking garage, right? E una mano lava l'altra e due lavano una faccia. Non so se era così il detto. Tu barugginito, non ci serve, lo butto subito, sennò mi si riempie l'inventario. Wow, ti hanno impalato alla grande, framico. Un altro. Guarda, fammola veloce, eh. No, no, no. Dai, c'ero arrivato. Nuovo livello. Cosa mettiamo? Cosa mettiamo? Aumenta la distanza con le armi a mischia. Sì. Anche perché va. Oddio, è armato. State attenti a quegli armati, ragazzi, perché se c'hanno un coltello invece di una semplice stronzata vi fanno un male, specialmente perché molti hanno la possibilità di lanciarvelo. E se non lo schivate siete fottuti perché vi fa un male cane e vi ritrovate all'improvviso senza vita. Cos'è? Martello stancante, no, non mi serve. Ma allora. Non è vero. Puoi anche prenderla con calma. Sono pensato nella schiena a schiena proprio. È dubbio, chiudo. Si può? Vedi, dice che stanno qua, ma non è vero. Ma molti di là, volendo potevo entrare con la furiata in quel momento. Potevo entrare. Oh, una prova. Potete entrare con la furia e farli a pezzi una marea. Chiudo la porta. Bel tentativo. Ghigliottina! Nuovo trofeo. Tagliando più di non so quante teste, credo. Aspetta. Ah, questa è la torcia. Quanto tempo ci vuole per dar fuoco a qualcosa? Well, Tanto. we're taking a look. Ma non raccogliete proprio le armi bianche, ragazzi, perché sennò. Sono buoni a 20 se volete. Mamma che palle sti tizi. Vedete qual è il problema? Perché mi spaventano perché stridono. E secondo c'hanno. Ad esempio, se state su una zona tipo su un tetto, cose su una passerella, vi buttano giù. Mi dispiace farvi vedere che taglio le teste. Oh, ripariamo. In teoria qua c'era una cosa. C'è scritto! Gondolimni Zad. Ok. Ripariamo. Ok, un momento. Posso potenziare qualcosa. O posso modificare? No. Potenziare questo coltello nuovo. Posso potenziare il revolver? Sapete che c'è? Che il revolver fa schifo come arma da fuoco. Che cazzo è successo? Mi si è schiarito lo schermo, mi sbaglio.
Sapete cos'è che il revolver fa schifo come arma da fuoco? È lentissimo. Dove sto ancora registrando? Quanti soldi ci sono? Aspettate, aspettate. Aspetta. Merda, ho finito la resistenza. Vai via. Mo ce ne stanno una marea di sti. Eccoli. Ci vado incontro, ci vado incontro! Vai, sì! Vai! Mi inseguono sempre finché non trovano le scale. Sì, dimmi. Cosa vuoi? Che ti serve? Dimmi. Da una mazzata se vuoi. È strano, si dovrebbe arrivare io. Vabbè, andiamo avanti che è meglio. C'ho poca resistenza, però dovrei potenziare ancora sopravvivenza e non c'ho voglia. Dobbiamo dividerci per di qua. Voi state lì, non devo vedere. Direi che tra poco possiamo spezzare il video perché sennò mi diventa troppo pesante e ci vogliono 7 ore per caricarlo e a me non me ne dai di stare 7 ore con la PlayStation accesa. Senza motivo. Certo, no, senza motivo no, però. Buono sto coltello. Fa una cifra di danni. Sentite questo suono plaf, plaf. Una saponetta. Non ti chinare a raccogliere la saponetta, mai. Che sia prigione o no. Questa carta d'identità. Qua ci dovrebbero stare un paio di zombie. Uno sta lì. Guarda, sì, Zigulin Zigulan, guarda. Disturbo? Vabbè, sta a fare i suoi affari. Sta facendo una telefonata là. Me ne vado, guarda. Tante care cose. Dovrei curarmi però. Quasi. La furia ce l'ho quasi piena. Bene, c'ho di nuovo la furia. Furia a cavallo. Oddio. Da quant'è che devo fare questa battuta? Merendina. Un'altra merendina. Croccante. Le avete assaggiate quelle merendine croccanti all'arachidi? Non ricordo così. Che cosa ho detto questo vetro? Non lo so. Però so che ci sono una marea di zombie. Qua sopra. Io adesso l'ho attivati tutti. Eccoli. Ma com'è possibile che si sia attivata da lassù? Aspetta. Oh, che botta. Armando di coltelli. Devo stare attento a non sprecare le armi. A non perdere le armi. Che boomerang non si attiva ancora. Oh, che palle. Odio quando fa così sulle scale. Coltello. La torcia è tornata. Sto braccio da dove è arrivato? Dov'è? So che si è attivato ma non so dov'è. Soldino. Porca puttana, soldino, 1200 qualcosa. Lo champagne. C'era una ragazza che voleva, la missione che voleva lo champagne ma non glielo do. Anche perché se lo rivedi. Cose. Non vedo manco cosa. Il mio computer. Non so se sentite il mio computer che fa rumore perché sta montando. Tra l'altro chi sarà uscito dopo questo video, credo il giorno prima sarà uscito il video di Spider-Man. Una buona notizia per quelli che segue, specialmente seguono molti. Vuole della morfina. Tanto non ce va in cazzo. E la Madonna. Ma non è questa la zona buca. Che cazzo. Vedete? Mi ha beccato in pieno con un coltello, con qualche un'arma.
Questo intendevo con attenzione. Hai visto quanto mi ha fatto di danno? Cosa mi ha lanciato? Un coltello? Non lo so, mi si sarà impiantato addosso. Cazzo. Vabbè, mi curo, va. Mi curassi stavolta. Ah, ho sprecato la cosa, c'avevo le bibbie energetiche qua. Che non me le dà perché? Dica. Andiamo, fammi entrare. Ah, salve. Come va? Bello. Ah, catrota. Perché non c'ho abbastanza spazio di manovra. Dai, non mi va di curarmi. Boh. E anche con una testata li possono uccidere, quindi. Merendina. Noi serviamo una bevanda energetica. Dai, che ci stanno una marea ferrea. Non ho capito perché non funziona sta cazzo di macchinetta. Di solito ce ne stanno una marea. Ok, direi. Troviamo la morfina e concludiamo il video qui per il momento. Che cos'è? Un'altra prova. Ok, concludiamo al momento il video qui. Ci vediamo al prossimo video completo, ragazzi. Vi ricordo di cliccare, mi piace, di guardare i video, di commentare sotto e di iscrivervi al mio canale. Ci vediamo ai prossimi video, ragazzi. Che sarà il continuo di questo, quindi tranquilli. Vediamo al prossimo video gameplay. Bye bye.